Grazie per la vostra partecipazione, per aver accolto anche l'invito mio, che nasce anche da un'amicizia col maestro Ugo, un'amicizia che è legata anche, scusatemi, al fatto che insegna anche qui ai ragazzi delle scuole medie. La corale di Sorrento, fondata nel 1967 da Don Antonio Izzo, è una corale che anima anche le messe della cattedrale, ovviamente sostiene anche le celebrazioni solenni che si tengono in diocesi. È un incontro che nasce dalla gioia, il servizio che prestano è un servizio gioioso, come anche è gioioso il servizio che tanti di voi prestano anche col canto, con la musica nella nostra parrocchia. L'invito era legato anche a questo, a volersi incontrare, ascoltare qualcun altro che fa lo stesso servizio in un'altra parrocchia. Un servizio che nasce da tante ore di, suppongo anche per voi, di prove, permettetemi anche tante ore di confronto, tante ore, ovvero tante occasioni anche di, tra virgolette, scontro di caratteri, di idee, di opinioni, di brani da scegliere. Eppure tutto questo lo facciamo nel nome del Signore, per far partecipare l'assemblea, per rendere gioioso il nostro stare insieme. Vangelo, buona notizia, è quello che ci ha lasciato Gesù. Buona notizia, gioia, legata alla gioia, è il vostro tentativo, la vostra esperienza di animazione anche dell'energia. E in questo ci vogliamo incontrare, ci sentiamo particolarmente vicini. Il tentativo di rendere la nostra relazione tra noi e con Dio una relazione che sa andare anche al di là, facendoci aiutare anche dalla musica, dal canto, dalla fantasia. È una dimensione che ci avvicina ancora di più a quella dello spirito, andando oltre il nostro limite umano, il nostro limite di tante diversità messe insieme. Anche per questo che abbiamo voluto incontrarci, per incontrare qualcuno diverso da noi, ma animato dalla stessa gioia, la gioia dell'incontrarsi.